Il trend dei contagi sull'isola si conferma in netto calo, addirittura dimezzato rispetto alla scorsa settimana, quando erano 49 gli attuali positivi, 30 a Forio, 11 a Ischia, 8 a Barano. E questa settimana a Serrara Fontana, Lacquameno e Casamicciola, comuni Covid free, si aggiunge anche Barano, dove non risultano casi positivi. Dunque, ad avere positivi sul territorio restano i comuni più grandi, Forio ed Ischia. All'ombra del Torrione sono 16 gli attuali positivi, dimezzati rispetto alla scorsa settimana. Ad Ischia sono invece 8, per un totale di 24 attuali positivi sull'isola di Ischia. Quota zero non è ormai così lontana e, salvo imprevisti, potrebbe arrivare anche nel giro di 2 settimane. Il dato interessante è che ormai dall'8 giugno che non si registrano nuovi casi positivi sull'isola. Praticamente da 10 giorni i bollettini sono vuoti. Ovviamente questa situazione si riflette anche sull'ospedale Rizzoli, dove continuano a non esserci pazienti positivi al Covid-19 ricoverati. Dopo la prima ondata, Ischia si dichiarò Covid free il 13 giugno, ma all'epoca i casi sull'isola non arrivarono a quota 90 in totale. La seconda e la terza ondata sono state invece tutta un'altra storia. Da settembre ad oggi sono stati circa 1800 i casi registrati e, nonostante questi numeri, Ischia non tarderà più di tanto rispetto all'anno scorso a raggiungere il contagio zero, merito di un'evoluzione naturale o in parte anche dei vaccini. La prova del 9 sull'efficacia dei vaccini si avrà in ogni caso in autunno, ma ciò che conta è che ad Ischia, come in Campania e in Italia, sembra che ci si stia liberando del Covid, almeno per l'estate, al netto di eventuali nuovi varianti che però al momento non stanno impensierendo l'Italia, che da lunedì sarà tutta bianca e senza coprifuoco, per la gioia di tante attività economiche, oltre che per la gioia di tanti cittadini. Sul fronte vaccini, Ischia ha ormai raggiunto il limite e le somministrazioni di prime dosi sono davvero poche in questo periodo, ma comunque ci sono. In questi giorni però ci sarà un nuovo tour de force per la somministrazione delle seconde dosi, che si prevede continuerà fino a metà luglio. Ad oggi risultano vaccinati con prima dose 39.474 cittadini isolani, di cui 15.961 hanno ricevuto anche la seconda dose. La percentuale sulla popolazione effettivamente vaccinabile, ma senza il range dei giovani dai 12 ai 17 anni, è dell'84%, precisamente dell'88% nel comune di Ischia, dell'86% a Casamicciola, dell'84% a Barano, dell'81% a Serrara e Forio e del 79% all'Acquameno. È chiaro che se si considerano le vaccinazioni dei ragazzi dai 12 ai 17 anni, le percentuali vanno leggermente ridimensionate, tuttavia la sostanza non cambia. L'isola è abbondantemente oltre le percentuali necessarie per l'immunità di gregge. Ischia può effettivamente rappresentare un caso studio per l'efficacia della vaccinazione. Il tempo ci dirà se potremo considerarci un territorio protetto. Al momento, comunque, il peggio sembra essere passato. Finalmente.